Ciao a tutti ragazzi, e oggi sono qui con Roland RD2000. Faccio una premessa: questo suono che avete sentito è una variante di un suono che c'era, mi sono messo lì, ma qui non si tratta di varianti, qui si comincia a pensare di costruire un suono. La tecnologia arriva dal V piano, che era a modelli fisici, e anche questo è a modelli fisici. Dentro c'è quella tecnologia, e quindi si entra un po' in un mondo nuovo, diverso, particolare, nuovo, oddio. Ci sono anche dei plugin, esistono tante possibilità in questo senso adesso, ci sono anche altre tastiere che sfruttano queste tecnologie. Io la prima volta che avevo provato il V piano ai tempi mi ero un po' fermato alla prima fase, quella del sentire una cosa un po' strana che non so neanche descrivere, che probabilmente non siamo abituati a sentire. Quindi quando l'avevo sentito avevo detto: ma non riesco a capire, mi sembra strano. Perché inizialmente c'è la sensazione, può avere questo lato, diciamo così, un po', disarmante, inaspettato, perché il dettaglio dei nuovi campionamenti sta andando sempre più verso il pianoforte, vero, diciamo, reale. Qui il discorso è un po' diverso. Prima di tutto io partirei dal fatto che la tastiera è bellissima. Il feeling è veramente pazzesco, e poi immediatamente si capisce di avere a che fare con qualcosa di estremamente morbido, di l'approccio è subito piacevolmente tondo. E questa cosa qui arriva subito nello stomaco, non so come dire, è una sensazione davvero particolare. Quello che posso dirvi oltretutto è che lentamente, più si sta su questo piano, levo un po' di reverbero, perché qui avevo fatto una patch con molto reverbero. Ecco, io sto utilizzando un'equalizzazione, in realtà, che se tolgo dà un po' di corpo, insomma, ho dato un po' di corpo, ma vi faccio sentire qual è il percorso che si può fare. Partendo da un suono che può essere questo o questo. Ci sono vari pianoforti. Quando si comincia a entrare nel tone designer, che permette di lavorare su parametri, diciamo, sono riferiti a quello che capita in natura. I modelli fisici ragionano così, cercano di ricreare quello che capita in natura. Faccio così perché c'è il pianoforte, non la natura fuori. Nel senso, quello che succede fisicamente quando suona un pianoforte, quando viene colpita una corda. Partendo da questo presupposto, ci sono dei parametri generali che riguardano il pianoforte. Sentite come cambia? E ci sono string resonance, damper resonance, il rumore del martelletto. Il tipo di tavola armonica. Si può lavorare davvero su molti parametri in questo senso. Io lavorandoci un po' sono arrivato a questo, ma la cosa pazzesca quando sono arrivato a questo è stata entrare nella nota, in ogni nota individualmente, e lavorare su quella. E questa è la parte più interessante, nel senso, a parte che si può intonare tutto come si vuole, dare un livello diverso anche proprio di volume a ogni tasto, ma quando si entra nel carattere di ogni tasto, allora lì comincia a diventare interessante, perché nel momento in cui io decido che voglio dare a questa nota un altro carattere, perché si sposa meglio con quella precedente, mentre come la sentivo mi sembrava un po' chiusa, mentre così è più aperta.
così le si sposano meglio e posso fare questo lavoro per tutta la tastiera, quindi questo mi va bene. Questa nota si ferma un po', cambio il carattere di quella nota e questo lavoro io lo posso fare su tutto il piano. Questo praticamente ci mette in condizione di costruire, diciamo, un pianoforte come ci piace. Adesso questo è un aspetto estremamente tecnico della cosa ed è sicuramente interessantissimo ed è poi il fondamento di questa parte di strumento, perché questo strumento non è solo questo, adesso lo vedremo, ma diciamo che quello che richiama tanto l'attenzione quando si tratta di questo strumento è proprio questo lato. Dei modelli fisici, della riproduzione virtuale dei pianoforti. Poi chiaramente ci sono anche gli strumenti a campionamento. In questo caso adesso dovrei lavorarci sopra per tornare a trovare un suono adeguato, ma il discorso è che sicuramente qualcuno di voi, magari sentendo questo tipo di suono, si sentirà più a casa o lo preferirà addirittura. Io personalmente mi sono innamorato di invece questo discorso qui. Scusate, il volume è diverso. Ma se vogliamo anche proprio partire da zero, da com'è lui. Insomma, è tutto questo calore, questa sensazione sempre. I piani elettrici sono tutti bellissimi, sono. Questi sono a campionamento in realtà, perché gli unici sono i pianoforti, questi che sono a modelli fisici, tutto il resto è super natural. Però devo essere sincero, questa tastiera in particolare di Roland regala una cremosità, una delicatezza che insomma io raramente sento in generale negli strumenti. Quindi insomma questa cosa qui cambia radicalmente l'approccio e la sensazione che si ha suonandolo, perché anche quando un pianoforte magari non è quello che stiamo cercando, perché cerchiamo qualcos'altro ma non è ancora quello che abbiamo in mente, al di là del fatto che ci si possa lavorare fino davvero a entrare nel dettaglio di ogni nota, che devo dire è davvero utile, sembra assurdo ma è così, la cosa che arriva di più è questa qualità morbidissima. Poi è anche una master keyboard molto dotata, diciamo, nel senso che abbiamo quattro zone interne e quattro zone esterne che possiamo gestire in maniera anche abbastanza dettagliata. Qui chiaramente creare un layer è semplicissimo, perché qui ogni volta che apro uno di questi programmi posso scegliere quattro suoni e gestirli con il volume come voglio. Sul display noi vediamo quali sono gli altri suoni che possiamo cambiare facilmente andando nel dettaglio oppure premendo qui, e si decide di mettere, non so, degli strings e poi di dosare. Quindi è tutto molto semplice. La stessa cosa si può fare con uno strumento esterno. Vabbè, questi sono dettagli nei quali devo essere sincero non sono entrato tanto, perché sono rimasto catturato, ma veramente
dal suono, dalla piacevolezza. E poi abbiamo la possibilità di lavorare sulle Q, lavora molto bene. Immediatamente si raggiunge quello che si vuole. Comunque, avete sentito, la pasta è questa qui, avete sentito anche nell'introduzione, ho suonato il piano elettrico perché mi piacciono tanto i piani elettrici, perché sono belli e molto piacevoli, molto tondi, e la stessa cosa vale per la maggior parte dei suoni, che hanno questa caratteristica. Poi chiaramente quando si entra nel mondo degli Hammond, qui abbiamo anche i Drawbars, possiamo fare tante cose, ma lì, si sa, è un discorso un po' a parte. Questo è un piano. È un piano che però ha una sorpresa, perché al di là degli organi, ripeto, dove lì magari sono anch'io che sono un po' un rompiballe, piuttosto che altre cose, ma tutto quello che riguarda i synth è davvero espressivo e bello, molto, molto bello. Soprattutto perché si possono anche inserire delle espansioni che sono, si scaricano dal sito, e dentro ci sono queste cose qui. Abbiamo a disposizione chiaramente e qui ci sono centinaia di suoni che fondamentalmente hanno fatto la storia degli strumenti Roland. C'è una specie di storico Roland. Vi faccio un esempio, questo qui di 50. E di questi ce ne sono un miliardo. Ci sono anche tutti i suoni del vecchio RD1000 riportati qui, ma insomma queste sono cose veramente per nostalgici, che però insomma se utilizzate magari nel modo, possono ancora regalare emozioni, diciamo. FM di tutti i tipi. Oltre alla qualità, devo dire, c'è anche la quantità, perché ce ne sono veramente un miliardo. E sono tutti chiaramente anche poi editabili. Non manca niente. Ce n'è per tutti i gusti. Quelli da sintesi, diciamo. Thank you.
siamo d'accordo sul fatto che ce n'è per tutti i gusti. Io credo che sia difficile all'inizio, può essere complicato approcciarsi a un suono che inizialmente può sembrarci in qualche modo un po' così straniero rispetto a quello che siamo abituati a sentire, ma in realtà poi specifico si entra lentamente in un rapporto con questo strumento che sinceramente va un pochino al di là di quello che è quello che dobbiamo farci, perché adesso dico una cosa un po' magari come al solito, come si può dire, metafisica un po' hippie, ma in realtà io penso che con gli strumenti si debba entrare, cioè che ci si debba calare negli strumenti per trovarne il cuore. E ogni strumento ha il suo di cuore. Questo qui è la differenza rispetto a uno strumento a campionamento, è che quando dopo un'ora passata su questo strumento, anche senza entrare nell'editing, senza concentrarsi su quelle che sono le possibilità, ma anche solo ascoltando qual è il feeling che nasce, secondo me si può davvero arrivare a un livello di interplay con lo strumento, a livello di collegamento con lo strumento davvero altissimo. E più passa il tempo più succede. Il problema che succede molto spesso con altri strumenti è che una volta trovato il suono, una volta individuato quello di cui abbiamo bisogno, poi si tratterà di suonare nei contesti in cui dovremo suonarlo, ma in realtà qui viene, si fa fatica a venire via dallo strumento. È una cosa che capita raramente, ragazzi, cioè secondo me capita molto di rado. Ecco, sentite la presenza delle note, il pieno di queste note. Potete addirittura decidere voi quanto avere questo pieno o meno, tanti parametri su ogni nota. Quindi insomma è davvero affascinante questo viaggio qui. Il mio consiglio personale, poi non è detto che sia il vostro strumento, perché ognuno suona lo strumento con cui si sente a suo agio, ma non fermatevi al primo ascolto. Se si entra dentro nella questione, si arriva, cioè non è più il problema di avere un piano che sia un piano, ma uno strumento con cui suonare che non sia più l'informazione del pianoforte, la fotografia di un pianoforte, ma che sia qualcosa che si muove, qualcosa di vivo. Oddio, ci sono tastiere a campionamento che danno questa sensazione comunque. Sono semplicemente tecnologie differenti. Qui io personalmente ho trovato qualcosa di morbido e di organico, e che si legasse alla mia struttura in modo cellulare, non so come dire. In modo, sì, appunto, organico forse, non lo so. E mi è piaciuta. Thank you.
come vedete, parlo e poi non smetto di suonare. Ecco, questa è la sensazione che si può provare dopo un po'. Siete dentro e non riuscite più a uscire, come fosse una trappola musicale. È una trappola musicale meravigliosa questa qua, perché in realtà è lì che sta la magia. Ora, chiaramente, non è detto che a tutti voi capiti questa magia qui. A me è capitata e mi sono collegato e innamorato di questo strumento che secondo me è davvero sopraffino. E poi, appunto, si passa da questo viaggio qui a... Insomma, questa sensazione di magia, di qualcosa di magico, è una cosa che insomma non è più perlomeno così frequente quando si prova uno strumento. Quindi io vi lascio la seconda parte, dove invece suono il pianoforte e così sentite anche la resa nel mix, questa sensazione pianistica è interessante perché sembra veramente registrato. Io vi ringrazio, vi saluto, spero sia stato utile questo mio discorrere e disquisire a proposito di RD 2000 di Roland e vi mando un forte abbraccio, come sempre, ciao ragazzi, ascoltatevi il pezzo, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!